Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova analisi ciclica evoluta su DAX e su FTSE MIB, su due mercati. Dove eravamo rimasti con l'analisi di ieri di recap? Eravamo rimasti a controllare l'inverso, che è quello che ci sta raccontando tante cose, anche se è il punto di controllo sostanzialmente. In questo caso abbiamo che da questo massimo a questo massimo ci sono 21 barre, quindi bastano per il DAX, anche se nella realtà dei fatti, quando le durate sono così basse, preferisco sempre avere un check. E siamo arrivati al settimo T-3 inverso di un secondo T inverso che si è vincolato a ribasso, perché siamo saliti veramente tanto, più dell'attesa nella realtà dei fatti. Per cui c'è l'inverso che sta perdendo decisamente forza e che ci sta dicendo che probabilmente andremo a fare una bella chiusura di T più 3 di indice e successivamente ci rimuoveremo con forza a rialzo. Per cui allarghiamo di nuovo un pochino qua il grafico, anche perché per lavorarci durante la giornata ha molto più senso fare così. E raccontiamoci che cosa stiamo vedendo di indice, che è la cosa fondamentale. Qui siamo arrivati 19 barre, troppo poche, dobbiamo ancora fare la chiusura del sesto T-3. Però il sesto T-3 ha dato una bella spinta. Anche il quinto T-3 è scappato con un lap up di fuga per via di questo robot qua. In questo momento abbiamo quasi raggiunto la durata minima di un T settimanale, quindi dovremmo aspettarci prima di tutto la chiusura del sesto T-3, che non è ancora avvenuta, perché come detto qui siamo arrivati a solo 19 barre e qui solo 21. Non abbiamo ancora visto una chiusura appropriata. Per cui, come prima cosa, bisognerà andare a ragionare sulla chiusura. Successivamente potremo avere ancora spinta per far partire eventualmente un settimo T-3, un ottavo, nono, decimo, ok? Andiamo a vedere a livello di medie mobili, come vedete sono state tutte sorpassate con il lap up. Andiamolo a vedere a livello invece di candele giornaliere, senza quella di oggi. Avete visto che, come detto, appunto, questo T più 3 inverso ha spinto molto bene nella sua prima parte, sul suo primo T settimanale, prima parte del trimestrale. Successivamente, invece, ha perso tantissima forza. Abbiamo ripreso questo gap down. E il secondo T inverso è diventato ribassista. Per cui, caspita, che un T più 3 inverso mi diventi ribassista in così poco tempo fa riflettere. Abbiamo potuto avere una chiusura di trimestrale a 58 barre su questo minimo? Bella domanda. Allora, il primo T più 2 è stato corretto, è durato quello che doveva durare, il secondo invece no. Quindi la risposta ce l'abbiamo. No, non può essere chiuso, non può essersi chiuso lì. Questo perché, anzi, potrebbe essersi chiuso lì. Per il fatto che, e questa è un'ipotesi però, ripeto, secondaria a mio avviso in questo momento, per il fatto che potrebbe essere stato composto da 3T più 1, 1, 2, 3. Abbiamo la condizione minima in questo caso per la chiusura di questo T più 3 corto. Qui abbiamo il minimo 11.575. Teoricamente
Teoricamente l'abbiamo soltanto per l'analisi ciclica evoluta, non per l'analisi ciclica normale. Quindi, essendo un'ipotesi, diciamo, di serie B, continua a essere corretta quella di attesa di chiusura, non soltanto di un TP2, ma anche appunto di un TP3, con tutte le conseguenze del caso. Per quanto riguarda il FTSE MIB, guardate che bella situazione di congestione che abbiamo avuto. In questo caso, di nuovo, ritorniamo a vedere le cose in maniera un pochino più chiara. Qui settimo timo da 3 non può aver chiuso l'inverso. Dobbiamo fare un massimo, faremo un massimo superiore ai 19.975 e in questo momento siamo arrivati oltre la durata minima per un settimo timone 3 inverso di FTSE MIB. Per cui, dopo che saremo andati a fare un massimo superiore a questo, 19.975 o pari eventualmente, facciamo attenzione eventualmente a come muoverci, perché si potrà iniziare a scendere per la chiusura, anche in questo caso del sesto T-3, che è arrivato a 21 barre e a cui mancano quindi 3 barre, 3 quarti d'ora oltre alla chiusura del candele attuale e quindi 3 minuti in più per andare a chiudere ed avere la condizione minima per la chiusura di un T settimanale, ma che non ci serve per la chiusura di un T più 1. Un bisettimanale e neanche per un TP2, neanche per un TP3. Per cui, per avere una condizione per la chiusura di un TP3, in questo momento dovremmo andare a finire qui sotto i 18.878. Questo segnatevelo con molta attenzione. Condizione minima è finire qui sotto 18.878. Per cui, oggi in campana tantissimo per il fatto che gli Stati Uniti sono chiusi per la festività dell'Independence Day e quindi ci sono maggiori rischi perché ci sono meno punti di riferimento per il nostro indice che comunque fa sempre riferimento, come tutti gli altri, a quello americano. Quindi potrebbe essere o una giornata estremamente piatta, possibilità 1, oppure potremmo andare a fare tutto quello che ci dicono i cicli e quindi vedendo di esaurire la spinta al rialzo, potremo iniziare a vedere un po' di ribasso. Questo con la chiusura di tutti i cicli, appunto, che ci aspettiamo, e per il fatto che comunque l'inverso ha già superato la condizione minima per la chiusura del T+1 inverso e anche ovviamente del T inverso. Per cui vi ringrazio per l'attenzione. Tra poco, anche qui, probabilmente andremo sopra i 12.658. Sì, ok. Poi valutiamo il da farsi. Buona giornata a tutti. Decidete sempre se volete fare da carta da parati e da spettatori, sperando di azzeccare il trader in gamba, quello che vi farà guadagnare dei soldi se lo seguite o altro, oppure se volete fare formazione su voi stessi e essere giocatori, da giocare da soli, senza dover aspettare che qualcuno vi dia l'imbeccata. Buona giornata a tutti.